Io e Pancrazio siamo venuti fuori. Stamani ho cercato di portarlo a fare una passeggiata. Ora perderò sicuramente il pullman perché ce l'ho fra 10 minuti. Però a questo punto evito di fare il giro Ugo piano! Evito di fare il giro stasera, visto che domattina devo andare in città. A questo punto faccio todo, perché voglio andare a trovare il mio babbo. Siccome il mio cugino ci va con la macchina, Ugo piano! Però a questo punto, a questo punto preferisco andarci domani mattina, che devo partire alle 8, vado in città alle 8 col pullman e quindi boh, fa tutto. E quindi a questo punto lo perderò, che si è visto si è visto. C'ho sotto la maglina della, a parte un elastico di gomma, a parte quello. E poi c'ho la felpina che avevo fatto vedere di Zaful, quella lì dell'Adidas a peloncino. Boh, ci si sta di molto bene. Oh, ci stai di morte bene. Cioè, no, voi ditemi se io sono un personaggio da paesino, no? Cioè, a me mi vedi, no? Già questi occhiali, che per me sono gli occhiali più banali che ho. Tipo, oggi non sono neanche truccatissima, perché c'ho soltanto il rossetto rosso e un chino di mascara e basta. Non c'ho nient'altro fondotinta. Vabbè, contouring me lo so fatto. Allora, vi faccio vedere una cosa. Vedete questo illuminante così pompante, l'illuminante pompante non è altro che quello della collaborazione con New Chic, cioè il dupe, che dovrebbe, ed è il dupe della Urban Decay, di una palette della Urban Decay, con tre colori per fare da illuminante: un pesca, un viola e questo qui che dovrebbe essere sul giallo verdastro. E ed è fantastico, cioè fa panico paura, giuro che fa panico paura. E la gente a me mi vede, capito, tutta pizzingata, con gli occhiali, tutta yo-yo, in un paesino di... Andiamo, Ugo? Ugo, andiamo! Ehi! E questa è la situazione, vero Ugo? E niente, quindi uno... Ugo, andiamo, su! Poi oggi, stamani, abbiamo cercato di andare a fare due passi, io e Ugo, e Aline, perché c'era anche Aline. Amore, che si fa? Ora stasera ci sono tre mamme con dei bimbi che giocano. E queste tre mamme sono messe laggiù che mi puntano, tipo don 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 don. Io ora non mi sono portata le sigarette dietro, chiaramente, perché avevo detto che dovevo fare questa cosa veloce, invece a questo punto non la faccio. Ugo, amore, lo so che è un rompicoglioni. E comunque questo è il fatto. Ecco, ora, fossi ad Arezzo, andiamo, fossi a Grosseto, ma già fossi a Siena, nel senso, fossi a Siena, uno lo nota meno, no? Ma a Sant'Andrea, a Ugo, io vestita così, a parte che ho la tuta, proprio i pantaloni neri, anche nemmeno ho gli scaldamuscoli, e quindi cioè sono vestita pure di merda fondamentalmente. Però non mi dovrei neanche mettere i pantaloni stretti per i tatuaggi, non me li sarei dovuti mettere. Ma me le sono messe uguale. Il tatuaggio l'ho fatto ieri, l'altro tipo è già guarito. Mi piace un sacco questo lip che è della Mulac, l'ultimo, no? È figo, mi piace proprio questa tonalità così. Insomma, ecco, oggi questo colore, diciamo che questo trucco è venuto bene. Ma la svolta delle svolte è naturalmente il fondotinta. Io non so se voi riuscite, Ugo, aspetta, a vedere questa meraviglia delle meraviglie. Cioè, lo vedete? Vedete quanto è uguale alla mia pelle? E che cos'è? Estée Lauder, quello che ho comprato l'altro giorno. Io l'ho pagato meno, ma costa una balla. E è veramente un ottimo fondo, devo dire, mi piace un sacco. Comunque, quindi ecco, anche pochissimo truccata, queste mi hanno visto passare e hanno detto: ma questa chi l'ha sciolta? L'ha sciolta il... Ugo, io... vabbè. La sciolta, una stringa, no, da noi c'è un detto, si dice in un modo,
ma non mi ricordo quale modo. Ora, il problema è che va a finire con questo... Non ho altri laccini. Ugo! Io ora poi pretendo che il cane mi stia fermo mentre io mi leggo i capelli. Allora, qui c'è un... Vieni, Ugo! Un... fermo, Ugo, fermo. Un coso del tennis, no? Fermo! Fermo! Coso del tennis. E... praticamente cosa succede in questo coso? La gente ci viene ad allenarsi, giustamente, no? E cosa succede? Io mi metto a cosarmi questo coso e per questo sono stata attenta che non ci fosse nessuno. Ho detto una cazzata, un'altra, un po' le parole. E niente, ora vorrei anche smettere di riprendermi perché insomma ci sono queste mamme che mi guardano un po' così. E allora io mi sento un po'... Allora io mi sento già un po' troppo osservata e quindi niente, ora smetto di vloggare. Comunque niente, vi volevo semplicemente salutare perché naturalmente sono stata pighellona oggi e non mi sono... Ugo, fai piano per favore! E non mi sono neanche messa a fare un video, quindi perdonatemi. Comunque niente, dai, questo era quello che vi volevo dire. Ah, volevo fare un video per l'appunto sulla violenza sulle donne, o comunque sulle donne, mi è stato detto, mi è stato dato questo suggerimento da una ragazza. Allora, io mi sembrava di averlo fatto un video tempo fa. Allora, ci sta anche che ultimamente abbia perso un po' lo stimolo, no? Perché? Ma lo stimolo... No, quello ce l'ho. Lo stimolo nel senso che... Mi ricordo, no amore, non ti impuntare ora Ugo, su, mi ricordo che i primi tempi, Ugo, no amore, no, si va a casa, ora è tardi, dai Mimmo, forza. Allora, e comunque, dai, bravo, bravo, no, no, fa finta di niente, Ugo, per favore, mi ho fatto venire il mal di stomaco, lo so. Comunque mi rendo conto che tempi fa, quando i primi video che facevo comunque, avevo un'altra... Andiamo, no, no, andiamo. Un'altra predisposizione, cioè ogni due minuti avevo libero, mi carbava fa un video. Ora ultimamente ce l'ho meno questa cosa, ma perché? Non perché mi faccia meno piacere parlare con voi, assolutamente. Allora, penso che comunque sia un periodo delicato. Perché mi rendo conto che ho praticamente cosa succede? Io ho questi sbalzi. Zitto, Ugo, no, mai. Zitto. Ora io me ne approfitto perché porto fuori. Andiamo, Ugo! Bravo! Porto fuori un canino piccino così, oltretutto facendo anche la grossa col cellulare. Andiamo amore, avessi avuto Axe con il cazzo, non vi ricordavate? No, lo facevo anche con Axe, però con lui è un po' più una pacchia perché è un chilo di cane. E è una cosa, perché ho visto, siccome sto guardando alcuni canali che hanno aperto da poco, mi rendo conto che hanno una... dedizione diversa, no? Nel senso hanno più voglia, hanno più... E un'altra cosa che ho notato è... Io pensavo, no? Io ora mi sono messa nella merda. Per quale motivo? Io mi piace tantissimo fare video, però uno, no? Mette anche un attimo in... nel piatto ciò che gli succede, ciò che gli avviene intorno. E io mi sto rendendo conto che se io un giorno volessi smettere di fare video, dovrei comunque dirvelo naturalmente in primis, però mi rendo conto che creerei dei problemi ad alcuni di voi, nel senso, no? E te dici, ma che cazzo te ne frega? Lo so, però non è comunque essere arrivati a un certo... No, faccio schifo a tirar su. A un certo... livello, perché comunque dai, ho fatto video per 3 anni, è una cosa abbastanza così. Mi rendo conto che dover buttare tutta all'aria ora potrebbe anche essere una cosa un po' così, capito? No,
Non lo so, via, se mi sono abbastanza spiegato, però comunque voglio, visto che a questo punto al babbo ci vado domani mattina, e qui c'è la Gina sempre imperterrita che fa la barbona style. Gina in barbon style. Ok, dai, entri. Caduto il cellulare, ho spaventato praticamente tutti, il cane, la gatta, tutti. E quindi vabbè, a questo punto vi metto così. E basta, ecco. Ora mi sono anche scordata e volevo dire. Comunque, appunto, di parlare questo video sulle donne, di parlare di un video sulle donne. Mi sembrava, ribadisco, di averlo fatto. Allora, io devo dire che ultimamente la donna la sto rivalutando molto, nel senso, io non sono mai stata una femminista convinta, perché purtroppo mi è capitato di conoscere delle donne veramente da di poco spessore, e quindi non sono mai stata una femminista di quelle sfegatate, no? Però mi sto rendendo conto, specialmente ora che cresco e specialmente ora che ho delle priorità nella vita. Avevo già vissuto con Manuele, per esempio, ai suoi anni, quindi si parla del 2010, noi si viveva insieme, quindi 8 anni fa. E mi sono ritrovata catapultata comunque in una situazione di convivenza diversa, quindi con un lavoro soltanto, o comunque se il lavoro di là c'era, però era comunque precario, perché poveraccio, ho fatto veramente 1000 lavori, ma non era la situazione adatta. Anche io sono passata da posto a posto, ma quello perché comunque il mio lavoro è così, entri con le ferie specialmente e quant'altro, e poi se riesci a rimanere fissa, buono. Insomma, io devo essere sincera, sono andata a giro parecchio, sia anche durante le non nel periodo estivo, io ho sempre lavorato, e però io ho anche un diploma che lui non ha, vabbè. Comunque, fatto sta, mi sono ritrovata catapultata in una situazione diversa, e in questo caso ero io donna che praticamente svolgevo la maggior parte delle mansioni in casa, cioè no, lui era bravissimo, portava fuori Axe, cioè sistemava quel che c'era da sistemare, però giustamente da uomo. E quindi ho rivalutato molto la donna, poi vivendo e facendola domiciliare, vivendo in queste famiglie, vivendo, non è un vivere, però è un vivere, perché te comunque entri nella loro quotidianità, non rimani a dormire, ma... E vedere queste donne comunque di una certa età che mandavano avanti tutto, a partire dal marito, a partire dalla casa, i figlioli che anche se grandi c'erano comunque, i nipoti. Ragazze, le donne sono il sostegno, il pilastro di una famiglia. Io lo vedo ora con la mia mamma, che comunque poi la donna sta, visto che il mio babbo ora non si sente bene, sta affrontando anche una situazione un po' particolare, quindi per quanto io e la mia mamma si possa litigare perennemente, io ammiro e apprezzo tantissimo la mia mamma, perché comunque è una persona con i controcoglioni, ha naturalmente i suoi difetti che io non ci vado d'accordo, a me manda le matte, però comunque riconosco che è veramente una persona in gamba. E secondo me tanti uomini si sentono comunque minacciati dalla figura di una donna in questo modo, capito? Perché poi le donne ora fanno dei lavori che prima facevano solo gli uomini, comunque la donna ha preso campo sia nei lavori più disparati, avvocati con le palle, donne... E quindi gli uomini si sentono oramai minati da questa situazione. Poi è anche vero che comunque secondo me come intelletto c'è una bella... ragazzi, dai, non voglio essere così cruda stasera. Mi dovrei anche soffiare il naso, ma comunque non lo faccio mai. E vi grazio del mio muscolo che si muove. Comunque mi sono persa a dire le cazzate sul muscolo, si sentono sovrastati, capito? Perché comunque l'uomo ha un intelletto minore,
minore, dai ragazze, va detto, cioè hanno, ma non è un intelletto minore, cioè non voglio offendere nessuno, però hanno dei bisogni diversi, dei bisogni diversi, e sono molto più materialisti, cioè sono molto più materiali, anche se si guarda un semplice rapporto sessuale, basta vedere un uomo come è più materiale nella svolta dell'atto sessuale oppure una donna. Quindi io le donne non riuscirei mai ad essere, cioè io ho tantissime amiche bisex, ho tantissime amiche lesbiche e non c'è niente di male, per carità, lo sapete, ma io ho anche amiche che hanno fatto delle esperienze lesbo per una sera e via. Io non ce la faccio, cioè, nel senso, anche soltanto il pensiero di avere un rapporto non solo fisico, ma anche un rapporto. Poi che c'entra se ci si dà un bacio fra amiche, anche con la lingua, una linguazzata tra amiche. Ma se dovessi pensare di mettere passione a andare a letto con una donna, mi verrebbe veramente, oddio, cioè, una cosa che proprio io non. Eppure, tante persone. Comunque come me o comunque hanno la mente aperta sotto alcuni punti di vista, sono la maggior parte anche io, mie, insomma, sono state tanto con una donna. E quindi niente. Però questo è, dai, le donne sono gradino più su, e c'è niente a fare. La cosa che purtroppo va detta è che sentendosi minati poi succede questa cosa sulla violenza sulle donne, oramai secondo me ha perso il controllo. Ed è vergognosa perché comunque ci dovrebbero essere delle leggi crudeli, no crudeli, però delle leggi che appunto si occupino di questa cosa e a chi ha compiuto questo ci vorrebbe una pena consistente, cosa che comunque in Italia non esiste. Quindi. Allora, per l'appunto, ieri sera era sabato e noi in disperazione più totale, la ragazza più chic di Sant'Andrea, oh my god. E detto questo, ieri sera si era a casa, nonostante fosse sabato sera. Cosa succede? La mia mamma, naturalmente, ha il bel vizio di dormire nel divano. Perché è stanca, morta la sera, ma morta, eh. E questo è verissimo. Però invece di magari, lei dice non digerisce, ok. Invece di stare magari, che cazzarola ne so, un'ora, to, anche due se proprio vuoi, 2 ore, nel divano. No, lei ci sverna lì nel divano, tipo fino all'una, la notte, le 2, no? Allora, vi volevo far vedere lì a che punto era. Bene o male sempre qui, ma non ho fatto niente, quindi provo questo colore, mamma cosa non è. Ecco, lei si spiattella sul divano fino a che proprio comincia a russare incivilmente, cioè sembra un trattore. Mio babbo le dice: sembri un trattore in salita o un'ape in salita, chiamatelo come vi pare. E quindi te che sei lì, che perché giustamente io lo sapete che non ho più la camera, perché la mia camera è andata a Filippo, e anche ora avrei potuto fare quello delle domande, non ve lo faccio perché ho soltanto un telefono, mi ce ne vuole due, uno che riprende, uno che legge le domande, perché ce n'è quasi una settantina. Se riesco a rispondere a tutte in maniera abbastanza veloce e eloquente, però poi comunque ce le devo avere lì, capito? Perché se le devo comunque scrivere a mano. E quindi io non avendo la camera dormo appunto nel divano, che poi non è un divano, è un letto che ha fatto mio babbo per Filippo, perché Filippo per un male c'è stato 3 anni a dormire lì, perché noi abbiamo solo 3 stanze, quella della mia nonna, la mia e quella dei miei. E lei praticamente si mette a russare. Se gli dici: guarda mamma, stai russando, per favore stiamo cercando di guardare il film, si agita in maniera notevole dicendo che comunque io sto mentendo, che lei non russa, e quindi è una discussione continua. Abbozzando questo, non mi ricordo il perché, però avevo cominciato il discorso della televisione e della mamma sul divano. L'importante però è che dall'inizio allora ho allargato questo, è per quello che mi inceppo. Nella lunghezza di tutto il video ci sia soltanto una volta in cui mi perdo.
E basta, comunque sia la violenza. Ho fatto un rewind. Cioè, ma chi sono? Allora, praticamente si guardava Ballando con le Stelle, perché la mamma guarda Ballando con le Stelle. Io e Dalin veramente eravamo con le mani nei capelli e quindi abbiamo deciso di cercare qualcos'altro il sabato, andare a dormire in albergo, qualsiasi cosa e non sia stare con la mamma lì, e se no il sabato da qui, perché è purtroppo gente finché uno. Poi certo, uno dice ti vedi fuori, ci vede fuori, ho capito, però stiamo appunto cercando di allentare, anche perché comunque vivendo insieme, si è vissuto insieme in contemporanea. Vabbè, comunque ci siamo messi a guardare Ballando con le Stelle, la disperazione totale, lo so, si era già portato fuori il cane, si è fatta anche una bella girata, però niente. Fatto sta che c'era una ragazza che è stata bruciata dall'acido e quindi dal suo ex fidanzato geniale, l'ha bruciata con l'acido. Questa creatura è completamente ustionata nel viso. Naturalmente gli hanno fatto la chirurgia plastica, si vede, però è tornata, devo dire, anche molto bene. E poi la cosa più sexy che secondo me ha nel male, perché giustamente la porterà per un bisogno fisico, nel senso è una benda, che secondo me la benda è la cosa più sexy. Io è perché ho avuto un periodo, la volevo mettere, me la vorrei mettere, però ne sto, ce l'avevo una bellissima che portavo ai tempi delle feste. Però non l'ho più ritrovata, invece io voglio proprio quella col filino sottile nero, capito? E lei porta questa band invece che è di plastica, che leggermente gli cosa l'occhio così. E niente, giustamente sarà, ripeto, per un fatto, insomma, del suo occhio, che probabilmente non può, non lo so. Però ecco, nel male deve portare questa band, e secondo me questa band è non sexy di più. Però no, mi viene da dire, ma come fa una persona a buttare addosso dell'acido nel viso alla donna che ti è stata vicino? Io non so quanto tempo saranno stati insieme, ma comunque una persona con cui convivevi delle cose, gli dicevi delle cose e poi basta. Qui secondo me stiamo andando completamente fuori di testa, però vabbè. Non lo so, non so che dirvi, ecco, secondo me tutto ciò che è violenza verbale o fisica, cioè poi quando ci sta, ci sta. Però, cioè, qualsiasi violenza a me dà fastidio, specialmente le persone che se la rifanno con quelli più giovani o con quelli più piccini, o comunque o le donne o comunque con i bambini o gli anziani. Quel prendersela con chi non, innanzitutto non ce la può fare. E poi dai, cioè, ma che cazzo di problema hai, andiamo. Miau. Questo è il gatto lì davanti che. Miau. Ora si mette qui e fa la serenata. Miau. Perché non gli rispondo più. Va bene, comunque questo era, e niente, era per fare due chiacchiere, oggi avevo voglia di fare due chiacchiere, e poi s'affaccia lì alla ringhiera, no? Che era un gatto randagio, e loro ora giustamente lo tengano in casa, no? Però mi viene da dire, pensa a sto gatto antipatiscia, vede Gina fuori, Pepe, cioè lui era sempre stato abituato ad andare fuori a giro. Si è ritrovato chiuso in casa, poverino, no? Giustamente. Perché loro hanno paura, insomma, che gli possa. Vabbè, neanche a me garba tenerli in casa. Ci stiamo tenendo Balda, ma secondo me è già sbagliato tenerci Balda. E comunque questo era un menage a trois. E niente, bimbe, dai, ora cercherò di rispondere a queste domande. Portate pazienza, sono in un periodo un po' così. Cerchiamo sempre di giustificarci, no? Noi youtuber, o comunque non noi youtuber, lo sapete, a me non mi garbano youtuber, noi persone che facciamo video tendiamo sempre a giustificarci, no? Ah, scusate, stiamo mancando molto, ah, scusate se, scusate se, scusate se.
Io ho notato questa cosa, per esempio stamani ho visto una stories di Candy Cat, a cui mando un bacio, che praticamente diceva: scusate ragazze, ho avuto un periodo un po' così, e mi è venuto a pensare, ma perché noi bisogna sempre giustificarci? Cioè, voglio dire, uno può aver avuto i cazzi, tutti i cazzi del mondo, cioè, a rosa, verdi, azzurri, però, cioè, è proprio che viene spontaneo, no? E può essere una cosa molto bella, specialmente io almeno, poi sicuramente anche le altre non voglio essere, io lo dico perché... Scusate, nel senso, perché lo sapete quello che comunque oramai non è, no? Ci sa così. E quindi è un mi dispiace detto col cuore. Poi, ma anche quello di Andy, che sono sicura. Però lo diciamo col cuore. Però non è giusto neanche dall'altra parte, non dalla parte nostra, non è giusto sentir dire magari... Guardate, scusate, non è giusto, perché uno pensa, no, che di che ti devi giustificare, cioè. Però io lo dico perché ci tengo, e penso anche le altre lo dicano naturalmente perché ci tengono. Però, boh, perché forse si innesca comunque un rapporto, anche se virtuale, un rapporto come magari un'amicizia vera, no? E uno chiama la sua amica, amore, ciao, scusa se non mi sono fatta sentire, guarda, perché proprio ci ho avuto un sacco di beghe. E così è la stessa cosa, quindi noi quando poi ci rifacciamo un video, scusate se in questo periodo. Stasera sono molto filosofica, devo dire. Sto sgangiando delle perle e poi il mio illuminante continua a spaccare di brutto. Anzi, adesso ve lo faccio vedere. Allora, ve le volevo far vedere qualcuna in più, però non ve le faccio vedere perché ve le voglio far vedere nel video, insomma, perché vorrei fare un get ready di modo che ve le faccio vedere tutti all'azione. Allora, quello che ho su io adesso non è altro che questa palette che si chiama Glow Kit, ok, Ukabe. Allora, io come sapete non sono molto aggiornata sui brand, nel senso, non sto molto dietro alle collezioni, però io una cosa del genere naturalmente l'avevo già visto questo kit da qualche parte, con dentro i colori che vi farò vedere adesso, e non riuscivo però a capire di che marca fosse. Una volta che ho visto comunque la scritta, più che questa, anche se puzza anche questa, però questa è proprio Ukabe, sì. Vediamo se ce la fa a metterla a fuoco. Io non credo. Ukabe a me. Che sarebbe Urban Decay. Quindi si vede bene, insomma. E vi faccio vedere la palette. Allora, naturalmente all'interno si trova questa. E quando vi arrivano sono completamente avvolte nella carta, quella trasparente. All'interno c'è la sua, io di solito queste cose non le faccio vedere, però ve lo faccio vedere proprio per mostrarvi che, essendo un dupe, è una cosa che comunque ha un prezzo abbastanza irrisorio, che poi vi dirò nei video, hanno un'ottima resa. Mi si sta scaricando la... non c'ho più spazio. 3 minuti e 26. Allora, all'interno è fatta così, senza specchietto, e qui c'è questi tre colori con questo... coso di glitter che è fantastico. Allora, io stasera c'ho su questo, che come vedete sono tutti dei duochrome, tutti e tre: Gumdrop, Marshmallow e Starburst. Allora, ve li faccio vedere. Questo è quello che avevo stasera, ed è questo. Cioè, scusatemi cosa non è. Poi c'è quello pescato, che è questo. Sono tutti e tre duochrome. Questo è verde e viola, no, verde e blu, verde e rosso, verde e dorato. Questo è d'oro, dorato e pescato. E poi l'ultimo è viola e blu, o viola e argentato, mi sembra. Argentato, esatto. Cioè, lo vedete cosa cazzo? Sono questi illuminanti oppure no? Cioè, avete idea o no?
Ora tutto sta nel vedere quanto reggano. Io mi sono messa il tutto anche l'altra mattina, però ultimamente devo ricavare perché sto una bighellona proprio. Non so se sto bighellona non, o me ne dimentico dopo, può essere. Cioè, mi è rimasto soltanto il primer della Ofra, buono, perché quell'altro ce l'ho tutti là giù da in bottega dal mio babbo. Cioè, lo vedete o no? E comunque dovrebbe costare sulle 7, sui 7 dollari, questo, 7 dollari e 20. E avendo tutti giù dal mio babbo, mi è rimasto solo quello della Ofra e lo spruzzino della Glen Glow, che quando mi do lo spruzzino Glen Glow, non lo dico più. Il trucco mi rimane lì, cioè cementato proprio. Se no, altrimenti la maggior parte dei prodotti che mi do, specialmente su questa parte del viso, cioè zigomi, questa parte qua mi rimane, ma zigomi intorno alle labbra se ne va, cioè proprio spudoratamente il prodotto dalla mia pelle se ne va. Comunque, detto questo, volevo semplicemente dire che come risultato è fantastico, ora tutto sta nella durata, me l'ero dato di anzi ancora brillavo, però non come quando ero uscita, però non mi sono data lo spruzzino. Va buono, va buono, va buono, v'ho tenuto abbastanza per le palle. Quindi io vi saluto, vi mando un grande bacio, fate brave, spippeggiate poco, vi farò, me l'avete chiesto già l'aggiornamento dei tatuaggi, ve lo faccio, tranquille. Ciao, buonasera, fate brave.